Siamo qui con Padre Francesco Guadagnolo della Caritas interparrocchiale. Piano San Daniele e Mita. Allora, la situazione com'è? C'è un incremento rispetto all'anno scorso e rispetto poi anche all'estate a questo punto? Rispetto all'anno scorso, tra marzo e giugno abbiamo avuto un decisivo incremento. Poi c'è stato un alleggerimento, ringraziando Dio per il lavoro che c'è stato in penisola. Ormai sono un mesetto, tre settimane che si ricomincia ad avvertire sul territorio delle necessità. La povertà sta aumentando, quindi sì. Ci sta bisogno di domani aiuto. Abbiamo una riunione tra i parroci dell'unità pastorale per vedere come organizzarci per il prossimo futuro e anche per il Natale, che si suppone sarà un Natale difficile per tante famiglie. Poi dicevamo della mensa di Meta. Beh, la mensa attualmente è chiusa innanzitutto per motivi sanitari, perché non ci sono gli spazi che per il COVID. I protocolli anti-Covid esigono, e poi perché la maggior parte, offrendo noi il pranzo alle 12, la maggior parte dei volontari nei giorni feriali sono persone avanti negli anni, gente in pensione che stanno a rischio, e giustamente essendo a rischio. Però voi avete in qualche modo supplito a questa? Abbiamo supplito con dei buoni spesa con tutti coloro che partecipavano, che venivano o a consumare il pranzo nella mensa o a prendere il pasto nella mensa, come siamo soliti fare, e lo portavano. Ma quante persone venivano nella mensa nell'arco del... Noi più o meno facevamo 50 pasti giornalieri al giorno, di cui una parte veniva da fuori, quindi anche da Castellammare, da Napoli, che hanno provveduto in maniera diversa. Chi invece era del territorio li abbiamo sopperito con dei buoni spesa che diamo regolarmente a chi sappiamo effettivamente ne abbia bisogno. Quindi c'è stato l'allarme, domani vi vedrete tutti i parroci. Sì. E noi... qualcuno vuole aiutarvi, come fa ad aiutarvi? Conto corrente dedicato alla Caritas? Sì, sì. Cioè magari qualcuno dice io voglio sì aiutare la Chiesa, però nel modo specifico voglio aiutare la Caritas, in particolare per il territorio. Come possono fare? Anche volontari, possono esserci volontari? Sì, no? Innanzitutto io tengo a chiarire che noi come metodo, anche per superare un certo assistenzialismo, non diamo liquidi, quindi interveniamo con beni di prima necessità, ovvero utenze domestiche, acqua, luce, con canoni di locazione, quindi fitti di casa, o medicine urgenti non mutuabili, e anche con buoni spesa. Facciamo delle raccolte nei supermercati e nel limite del possibile i supermercati li tramutano in buoni e li danno ai parroci dove insistono, nel cui territorio insistono i supermercati. Da domani avremo questa riunione, pubblicheremo nuovamente l'IBAN, però non voglio anticipare nel rispetto dei parroci. Però è importante questa magari cosa. Magari ci aggiorniamo, perché domani... Ci ha chiarito la vicenda di la mensa di Meta e il grande lavoro che state facendo, quindi non facciamo altro che invitare i cittadini. Domani ci aggiorniamo di nuovo e... Purtroppo penso che su questo argomento Positano News in Pianina Sorrentina sarà presente. Io, durante la festa della Madonna del Lauro, in una delle sere della novena, lo dissi che non volevo essere profeta di sventura, ma temevo che queste necessità sarebbero ritornate. Purtroppo sono ritornate e cominciano a farsi sentire con una certa forza. Ma confidiamo nell'aiuto di Dio e della provvidenza e della generosità di tanti di voi. È la Madonna anche che ci protegge. La Madonna del Lauro è lì. La Madonna Laura ha protetto abbastanza la Pianina Sorrentina, in altre zone molto di più c'è stato. Volevo ringraziarla per questa occasione che mi dà per sensibilizzare nella carità del Vangelo. Grazie a voi, Positano News sarà al suo fianco, sicuramente, grazie. La carità che viene dal Vangelo. Grazie Michele. Grazie a voi.